È il capo del governo in persona a lanciare l'allarme sulla mafia imprenditrice. Per proteggere i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, semplifichiamo le procedure, miglioriamo il sistema di contrasto alle infiltrazioni, rafforziamo i controlli, ampliamo gli strumenti a disposizione dei prefetti come la prevenzione collaborativa, senza creare nuovi ostacoli per le imprese. Sono parole nette quelle usate dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenuto questa mattina insieme alla Ministra degli Interni, Luciana Lamorgese, al convegno sul tema il ruolo della finanza nella lotta alla mafia, che si sta svolgendo a Palazzo Pirelli a Milano davanti a una platea di imprenditori e politici del Nord Italia. A 30 anni dall'istituzione della direzione investigativa antimafia e dalla strage di Capaci, il Premier parla di come è cambiata la mafia, soprattutto nel nord del paese. Qui, dice Draghi, che cita proprio Giovanni Falcone e il suo Follow the Money, segui i soldi, si è radicata una mafia imprenditrice che si impossessa di aziende in difficoltà, danneggia l'ambiente, ricicla denaro sporco. Il contrasto alla criminalità organizzata non è solo necessario per la nostra sicurezza, è fondamentale per costruire una società più giusta. Per riuscirci occorre uno Stato migliore che riesca a creare opportunità nei contesti più svantaggiati attraverso la cultura della legalità e la buona amministrazione. Il Premier si è poi soffermato sull'importanza della cooperazione internazionale, tema toccato anche dalla Lamorgese. La mafia ha avuto sconfitte cocenti, ma non è ancora vinta, ha detto la ministra, che ha aggiunto: per combattere la criminalità organizzata serve un'omogeneità di regole e comportamenti nei singoli paesi dell'Unione. Grazie.